Mi chiamo Vincenzo Arnone, sono un italiano residente al Belgio, nato in Belgio, e sono presidente dell'associazione USEF, Unione Siciliana Immigrati e Famiglia, e pure consigliere del Comitato Sliciolo. Okay. Ho 44 anni, un figlio, una sposa e tutto va bene. Tu sei nato qui, Vincenzo? Sì, sono nato qui, dunque, qui alla Louvière. Il mio padre è italiano, dunque è nato in Sicilia, è venuto qui, aveva 17 anni, e la mia mamma è belga, nato in Belgio, veramente, di genitori belgi. A casa si parlava sempre in francese, dunque mia madre mi chiamava Vincent, dunque da... A 6 anni ho scoperto che mi chiamavo Vincenzo, era una sorpresa anche per me. Veramente è arrivato così, stavo cercando qualche cosa, è arrivata una carta e c'era Vincenzo. Chi è Vincenzo? No, è qui Vincenzo, infatti. Siamo venuti sulla questione, la settimana prossima ci saranno le elezioni anche in Italia, qua insomma la dinamica del voto è un attimino diversa, però comunque riguarda anche ovviamente la comunità italiana all'estero. Insomma, anche dal tuo punto di vista, da quel tuo punto di osservazione, com'è la situazione? Cioè, c'è partecipazione? Ce n'è poca? Penso personalmente che ci sarà poca partecipazione delle persone, degli italiani di seconda generazione, gli italiani di prima generazione che sono arrivati qui, che sono italiani, che più anziani, loro voteranno, ma penso che quelli più giovani di seconda generazione non, personalmente non sento l'interesse che hanno per la politica italiana, forse non sarà tanto, la partecipazione sarà poca, un po' veramente poco. Ok, secondo te come mai? Perché il fatto che già uno deve essere interessato dalla politica e dopo la politica italiana, per mi includo, mi sembra troppo distante e non ci sentiamo un interesse a partecipare a questo tipo di elezione o di essere al corrente di quello che succede nella politica italiana. Le persone che sono sulle liste non le conosciamo, non sappiamo per chi votare. A volte persone neanche conoscono i partiti. Infatti noi sentiamo la politica italiana con i consolati e con l'ambasciata. Noi in Belgio sono con loro che discutiamo e quando la politica italiana dice che non vuole più investire nella comunicazione con gli italiani all'estero, allora sì, c'è un problema. E dunque se decidono di chiudere un consolato, come hanno fatto prima alla Louvière, c'era un'antenna consolare, o un'antenna consolare, l'hanno chiuso, ma tutti quelli della Louvière hanno dovuto andare a Charleroi. E non è tanto facile per chi non sa guidare, per chi non sa muoversi, è un problema. Per queste elezioni, dunque, tutti i persone iscritte all'AIRE hanno ricevuto le schede di voto. Dunque, uno almeno si può chiedere che cos'è. Dunque, informandosi può trovare più informazione. C'è bisogno dell'impegno di questa persona a volere capire e a scoprire che cos'è la politica italiana. Comunque tu alle elezioni voterai? Sì, sì, voterò. È già votato. Vuoi dire quanti italiani ci sono alla Louvière? Alla Louvière, dunque, sono un po' più di 8.000, che rappresenta il 10% della popolazione della Louvière, che sono quasi 81.000. E il bisogno di rappresentare gli italiani, quello che vivono all'estero, c'è bisogno, perché il legame con il cittadino che sta in Belgio, dunque all'estero, e l'Italia si continua, c'è sempre bisogno di... Se sei italiano, sei italiano.
e dunque hai bisogno di essere in contatto con l'Italia. Ci sono tanta gente che vogliono che questo tipo di tradizione, folklore, cultura che hanno ricevuto dall'Italia continua e perdura qui. Si fa la festa della Befana, noi facciamo le rappresentazioni teatrali in siciliano, per esempio, e c'è molta gente che venga. Dunque, c'è le associazioni che vogliono fare la trasmissione della cultura italiana o regionale, ci sono e forse hanno qualche volta bisogno dell'aiuto o del dell'aiuto per essere presente e conosciute. Le tradizioni perdurano perché uno la trasmette e hanno sempre bisogno di cose basiche che sono tirate dall'Italia, venuto qui e che rimangono lo stesso perché sono trasmesse da genitori ai figli e così va. E per chi ha la possibilità tornare in Italia e mostrare ai suoi figli dove è cresciuto o dove i nonni sono cresciuti, è sempre un passo importante per il ricordo di quello che era e da dove si viene.